Puntata dello sportello del cittadino particolare, beh, un messaggio sociale che vogliamo lanciare attraverso questi pochi minuti. Sì all'accoglienza e no al razzismo, no al pregiudizio razziale. Siamo con Mohamed Baldak, lui viene dal Gambia. Ecco, Mohamed, l'Italia, molti italiani, anche tarantini, purtroppo spesso assumono degli atteggiamenti di natura razzista, un fenomeno che va combattuto con tutte le forze. Sulla terra siamo tutti uguali, bianchi e neri, il sole e la pioggia, il sole splende per tutti e la pioggia batte per tutti. Per tutti. Cosa ci dici della tua esperienza in Italia? La mia esperienza qui in Italia, soprattutto qui a Taranto, io posso dire che non ci sono i razzismi, anche se sono pochissimo. Io non ho mai incontrato alcune persone che sono razzismo qui, perché uno deve dire sempre la verità. Forse può essere la mancanza dell'abitudine, la mancanza della capire la cultura. Può essere anche questo, ma il razzismo io questo non ho visto. Soprattutto che dove abito io, in Tamburi, abito nel quartiere Tamburi, che dove la gente che si parlano male in Biseno, i Tamburi, e può essere anche il cuore di Taranto. Perché io ho visto che sono Tamburi, che sono le gente che sono proprio raccolti immigrati con il cuore, ma non con i soldi, con il cuore. Quindi ti vanno con la volontà, ti vanno proprio con il cuore. Tu di quindi, che religione sei? Musulmano. Ecco, anche questo, dobbiamo sfatare questo mito. Quando si parla di ISIS e Islam, sono due realtà completamente diverse. L'Islam, sottolineiamo, non ha nulla di violento. L'ISIS, certo, purtroppo è un'altra cosa. L'ISIS è follia. Certo, io posso dire che una religione musulmana, che quello che conosco io, è una, perché nel musulmano e cristiani qua sono una, e Dio non è detto nessuno, è Corano che è scritto, e vuoi uccidere quelle persone perché sono è cristiano o è musulmano o è cattolico. E poi quanto riguarda l'ISIS, questi è un altro che nessuno sa che il loro motivo e cosa il loro bisogno, perché lì si scolpiscono anche i musulmani, quindi non sono musulmani. E per me sarebbe essere benissimo, le prime persone che combatti con l'ISIS sarebbero i musulmani. Io, questa è la mia intenzione. Comprendete bene queste parole. Poi una riflessione alla fine. Mohamed viene dal Gambia. E come lui tante altre persone che vengono da paesi che si trovano in situazioni di estrema sofferenza, situazioni di guerre civili. Beh, io dico, noi siamo fortunati a vivere nel benessere. Certo. Per un attimo, per qualche secondo, immaginiamo di essere nati in situazioni del genere. Beh, forse non saremmo così razzisti. Forse questo è il messaggio che dobbiamo dare. Certo, se la gente lo sanno che vuol dire fame e che vuol dire guerra, se una vengo da te, io scappare la guerra, devi aprire le braccia. Devi abbracciare. Se uno lo sa che vuol dire fame, se uno vengo da te deve aprire le braccia, perché fame non è uno scherzo, guerra non è uno scherzo. Però la verità, la gente ormai stanno qui, non hanno uscito fuori. Ma se uno andava in Africa, hai l'esperienza, vedevi le cose che stanno in Africa. Se tu vedevi una persona scappare, lasciava la tua casa, il tuo terra per andare in un altro paese, e non è un gioco, è una cosa seria, altrimenti ognuno vuole stare nella sua terra. E allora concludiamo con questa bella immagine, con questo bel messaggio, sì all'accoglienza, grazie, no al razzismo. Grazie. Siamo tutti uguali, grazie, bianchi e neri. Sì.